Leonardo, le tue ultime pubblicazioni, mi riferisco in particolare a Da come animale, Voci per un bestiario di sentimenti, che hai curato assieme a Felice Cimatti per Edizioni Bonpiani, e poi al Bosco interiore, per una vita non addomesticata in compagnia di Harry David Thoreau, Edizioni Sonda, segnano un po' un cambio di orizzonte filosofico per quanto ti riguarda, no? Nonostante, diciamo, il nemico da combattere sia sempre l'antropocentrismo, la figura da ricostruire. Ad esempio, Felice Cimatti, quando discute di come animale, dice che non è un libro sull'animalismo, bensì sull'animalità, no? In particolar modo sull'animalità umana. Tu parli nell'introduzione del Bosco interiore di una svolta, ecco, quindi volevo chiederti qual è stata l'esigenza che ti ha portato a questo cambiamento e, diciamo, a decidere di cambiare il fronte dal quale attaccare l'antropocentrismo? Allora, in realtà Cimatti dice bene quando dice che quello lì ha come animale, è un libro sull'animalità e non un libro sull'animalismo, ma in realtà nessun libro è mai sull'animalismo, cioè non esistono libri sull'animalismo, al limite esiste qualche libro animalista, però libri sull'animalismo direi che non esistono, perché in realtà se fossero soltanto libri sull'animalismo sarebbero fine a se stessi, quindi non avrebbero nessun senso, perché come dice un grande attivista, l'animalismo di per sé non dovrebbe esistere, come non dovrebbero esistere bambinismo, femminismo, nonnismo, cioè uno dovrebbe rispettare tutti gli esseri viventi, punto e basta, di per sé non è un argomento filosofico, cioè io non dovrei avere argomenti per spiegarti i motivi per cui tu non devi picchiare una donna o malmenare una prostituta o uccidere un cane, per intenderci, cioè non hai possibilità di farlo, nel senso che i tuoi diritti terminano laddove comincia il corpo altrui, no? Tranne in rari casi in cui appunto ci possono essere delle interazioni o necessarie date dalla contingenza specifica oppure vicendevoli, nel senso che si possono avere delle interazioni corporali che magari possono sembrare violente ma non lo sono perché c'è una scelta da ambo due lati. Mentre l'antropocentrismo, che almeno a mio avviso si articola su tre assi diversi, io questo lo spiego in vari posti, però non pretendo di essere letto, mentre questa è un'occasione per dirlo invece, perché sicuro i video sono più friendly, certo. Sì, della scrittura, si articola su tre assi che sono pomposamente, senza andare, metafisico, scientifico ed etico. L'asse etico è quello che noi comunemente chiamiamo animalista, ma in realtà appunto non è animalista, è l'idea che se, come è vero, non ci sono argomenti che facciano sì che l'uomo sia l'unico essere dotato di moralità nel senso passivo, nel senso attivo ne parliamo, ne possiamo parlare, nel senso soggetto della morale, allora se non ci sono, nel senso che quelli tradizionali con cui ci eravamo chiusi dentro la moralità, il linguaggio nella vulgata cartesiana, la mortalità nella vulgata heideggeriana, la teoria della mente nella vulgata cognitivista, eccetera, in realtà non valgono, nel senso che poi c'è un'ibridazione per cui certi umani non fanno certe cose, certi animali le fanno, quelli che vengono chiamati di solito gli argomenti a boomerang di Cartesio, no? Che lui li tirava ma gli tornano indietro. Allora a quel punto bisogna aprirsi anche alle altre forme di vita da una prospettiva etica, ma gli assi più interessanti sono quello metafisico e quello scientifico, cioè riuscire a capire che la rivoluzione copernicana è stata dichiarata ma non è mai stata fatta, idem per il darwinismo. Per farlo bisogna articolare delle scelte. Nel Bosco parlo di una svolta personale, nel senso che io non sono più interessato a capire che cosa sia l'animalità, nel senso che nella mia testa gli animali sono già liberi da un pezzo, sono interessato a capire che cos'è l'umanità, cioè che cos'è quella specifica forma di vita che noi chiamiamo umanità, dopo che i tentativi di definirla con l'umanismo, umanesimo, insomma, sono falliti, e sono falliti anche i tentativi di definirla con ciò che è venuto oltre l'umanesimo, quello che Nietzsche chiama Übermensch, cioè il oltre uomo o super uomo, è fallito anche quello che è il Novecento, che resta il postumano. Ho capito. Senti, ho una curiosità, mi spieghi per quale motivo diverse volte hai detto e scritto che secondo te l'animalista medio è un coglione? L'animalista medio è un coglione, come un coglione il femminista, ammesso che esista, io lo sono per esempio, ma la femminista media, così come un coglione il difensore dei diritti
tutti di qualche categoria, che in realtà lo sta facendo soltanto per un egocentrismo personale, nella misura in cui si vuole sentire meglio degli altri, e quindi trasforma la sua battaglia, già il termine è del tutto improprio, da una rivendicazione dei diritti dell'altro a una rivendicazione della propria bravura nel far vedere che è in grado di rivendicare i diritti dell'altro. Questo l'animalista lo fa meglio degli altri, perché impone la propria saccenza morale attraverso il veganismo, o quando non è abbastanza bravo attraverso il vegetarismo, ma insomma lì siamo, e deve far vedere alla gente che è in grado di non mangiare determinate cose, lui sì che si può limitare, allora va in giro a dire che la gente è assassina, che è puttana perché c'ha la pelliccia e via dicendo. In più, cos'è stato l'animalismo mondiale, ma in Italia nello specifico questo è avvenuto abbastanza bene? Un'estensione del fallimento delle lotte degli anni 60 e 70 della rivendicazione dei diritti umani, in cui coloro che si sentivano discriminati e emarginati perché è troppo di sinistra, perché è senza lavoro, perché è troppo brutti, perché è troppo grassi, perché è troppo brufolosi, perché è senza stipendio e via dicendo, hanno trovato nell'animalismo quella grande carrozza in cui saltare, in cui nessuno li poteva discriminare. L'animalista medio è un coglione perché non pensa agli animali, pensa a se stesso. Senti, per quanto riguarda invece A come animale, no? È un libro davvero molto interessante, difficile da catalogare. Ci sono dei saggi filosofici, tu hai scritto questo saggio che si intitola, no, Qualsiasi, ne parleremo a breve, però è introdotto da un discorso, diciamo un commentario di Felice Cimatti a alcune sue fotografie. Mi ha raccontato che lui va un po' in giro, no, a comprarle, a Porta Portese a comprarle. C'è un saggio di Vincenzo Sant'Arcangelo sul suono in cui tenta di spiegare probabilmente che la musica non è un istinto esclusivamente umano, ma è animale. Forse di umano c'è la voglia di... La teoria della musica. La teoria della musica, la notazione, la scrittura, il fissare, sì, questo istinto, no? E tra l'altro a riguardo consiglio di seguire la presentazione che avete fatto tu, Vincenzo Sant'Arcangelo e Francesco Guglieri alla libreria Borgo San Paolo, che abbiamo registrato e pubblicato sempre con Liberi TV. C'è anche un altro saggio che però non è un saggio, in realtà è a metà tra il saggio, la prosa, la poesia, no? Che è il saggio che senti, la narrazione che si intitola Gatto di Simona Gasparetti. E tra l'altro approfitto in questo caso per ringraziare il Neco Caffè qui a Torino in zona Banchiglia che ci ospita. E, insomma, è una bestia difficile da domare, come animale. Mi spieghi che cos'è questo libro, come è nata l'esigenza, perché avete avuto questa esigenza di scrivere questo testo con Felice Cimatti? Cimatti è un genio, sui generis in tutti i sensi, e quindi per me è stata una grande esperienza lavorare con lui, perché lavorare con uno che appunto è geniale non è necessariamente positivo, significa che ha dei colpi di testa sostanzialmente, quindi bisogna riuscire a organizzarsi poi a un certo punto. Questo è un libro che ha nella forma quello che vorrebbe avere nel contenuto, cioè è un libro in cui la diversità si organizza in un unico corpo, e come tutti i corpi, un corpo non è mai una cosa sola, ma è l'insieme di cose diverse. Per esempio, tu puoi perdere un braccio ma resti Giovanni, no? E io posso perdere una gamba ma resto Leonardo, e questo è già quella postumanità di cui si diceva. Ed è un libro in cui scrittori, grandi scrittori, Carlo D'Amicis, Marco Mancassola, filosofi, grandi filosofi, abbiamo per esempio Maurizio Ferrari, Sala Voce M, in cui psicanalisti, teorici dell'arte e dell'architettura, teorici della musica, etologi, antropologi, si mettono insieme, coordinati da me, Felice, ma qui il lavoro di coordinare era in realtà un ragazzi fate quello che volete, ma seguite un obiettivo che è fate parlare l'animalità del vostro settore, nel racconto, nella musica, eccetera, in cui si cerca di riscrivere l'alfabeto attraverso quello che io e Felice definiamo un libro animale, cioè un libro non sugli animali, per gli animali, attraverso gli animali, ma animale, quindi un libro che si muove, perché la tesi mia è di Cimatti, è che l'animalità sia il movimento, e il motivo per cui esiste lo specismo, cioè la discriminazione degli animali, è che l'uomo ha paura di ciò che si muove. Noi abbiamo paura di ciò che si muove perché non riusciamo a catalogarlo, e quindi abbiamo bisogno di gabbie, di definizioni, di categorie, perché ciò che si muove ci sfugge, non lo controlliamo e non siamo abituati a non avere il controllo della situazione. In particolar modo, in Qualsiasi tu discuti quello che secondo te è il problema centrale della questione animale, cioè dici questo individuo, questo animale che è di fronte a me non è un elemento qualsiasi appartenente a una specie, no? Che può essere intercambiabile, e fai un ragionamento appunto sugli antecedenti filosofici che hanno portato a questo ragionamento, no? Sì, l'animale visto, sì, come macchina di Cartesio, la povertà di mondo di Heidegger. Sì. Diciamo, se al posto mio ci fosse un filosofo noto,
in questo momento ti direbbe che qualsiasi in realtà è una traduzione di Quodlibet, penso tipo a Cacciari, che immediatamente ti farebbe un'etimologia in questa direzione. Farebbe bene per una volta, nel senso che qualsiasi è un concetto che dovrebbe riuscire a rendere le doppie polarità del problema, quella positiva e quella negativa, che è quello che cerco di fare io all'interno. Qualsiasi innanzitutto è la ripetibilità della vita, dell'esistenza, è quella che è in grado di spezzare la differenza che c'è in ogni ripetizione, cioè la famosa congiunzione di Gilles Deleuze, no? Differenza e ripetizione. Non c'è più nel sistema di produzione della vita. Io uso il solito ritornello di Walter Benjamin per l'opera d'arte e ci metto la vita, la riproducibilità tecnica dell'esistenza. Che cosa sono i macelli? Sono quella cosa lì, no? Tu riproduci gli animali uno uguale all'altro e li massacri, dimenticandoti che ogni individuo non è un maiale, ma è il maiale. Quindi sostanzialmente c'è una determinazione in quella che noi invece pensiamo essere un'indeterminazione nell'esistenza. Quindi il qualsiasi è quella cosa lì, è l'animale che è sempre uguale a se stesso, che è possibile nella misura in cui appunto secoli di filosofia, con René Descartes, con Martin Heidegger, eccetera, si sforzano di dire che ogni animale è uguale a se stesso, perché è una cosa, no? Quindi abbiamo lo stesso modello di macchina fotografica? Sì. Abbiamo lo stesso cane? Una frase tipica, no? Anche tu hai un Labrador, nessuno direbbe mai anche tu hai un figlio nero. No, cioè dici, ma anche sì. No, cioè, sarà mio figlio, sarà tuo figlio. Cioè, che cos'è un figlio nero? Che cos'è un Labrador? Che cos'è un Chihuahua? Per quello l'etologia è una cazzata. Sono contro l'etologia, la trovo una scienza inutile. Non puoi studiare il comportamento, perché il comportamento deve essere per sua natura imprevedibile, che è il motivo per cui io sono contro lo Stato e sono volutamente anarchico, perché lo Stato è come lo specismo, ci sono delle caselle e tu le devi riempire, non importa chi sarà a riempire quelle caselle, no? E poi c'è il qualsiasi positivo, cioè il fatto di essere qualsiasi significa che ognuno di noi è una palla pazza, è unico, può fare impazzire questo sistema. Allora nella misura in cui per esempio si riporta l'animalità al volto, pensiamo che cos'è un rifugio per esempio, che è il concetto che quando i filosofi saranno abbastanza intelligenti da farlo, cominceranno ad analizzare come si deve. Il rifugio è questo luogo in cui vengono portati gli animali da macello e vengono salvati, quindi l'animale ritrova la sua individualità, si sviluppa una cosa interessantissima, cioè l'economia al contrario. L'economia nasce storicamente nella misura in cui l'uomo addomestica l'animale e l'animale lavora per l'uomo. Nel rifugio muore l'economia, l'uomo lavora per l'animale, per la prima volta, no? Allora lì si capisce come parlare di animali, cosa significa parlare di animali, che già sarebbe bastevole per me, che credo di essere assai peggio di un porco, ma è fondamentale tutto ciò perché l'animalità è il laboratorio in cui l'uomo può sperimentare un'altra forma di vita, una forma di vita che è quella che filosofi limitatissimi come Giorgio Agamben cercano di sperimentare all'interno della loro struttura del tutto antropica, no? Con l'altissima povertà eccetera, in cui se tu parli sempre di uomo, ogni tanto fai un'uscita con le macchine antropologiche eccetera, non esci mai dal cerchio. L'animale, come diceva il caro Derrida, che qualcosa l'aveva capita, la sua diversità ci obbliga a ricominciare a essere umani, ma è da lì che si passa. Appunto, ti stai occupando di postumano, te ne sei occupato in un testo che si chiama così, parlò il postumano, ne parli in diversi articoli, ad esempio uno molto interessante l'hai pubblicato sull'Huffington Post Italia. Forse l'esigenza di ridefinire i confini dell'umano deriva anche dal fatto che la tecnica negli ultimi decenni ha cambiato, ha forzato, no? Ci ha spinto a ripensare l'umano. E in questo senso io volevo sapere da te, tu fai un ragionamento anche ad esempio sull'uomo di Vitruvio, cioè probabilmente se dovessimo ridisegnare un uomo di Vitruvio contemporaneo che rappresentasse la nostra contemporaneità dovrebbe avere gli arti, non so, robotici o meccanici. Mi viene da ridere, riflettendo poi su questi aspetti, quando qualcuno propone, diciamo, auspica il ritorno a un umanesimo contemporaneo, no? Un neumanesimo. Cos'è il postumano e perché non dovremmo auspicare un neumanesimo? Allora, il postumano è un argomento molto serio, ma ahimè molto di moda, quindi ormai ne parlano praticamente tutti. Chiaramente chiunque ne parla ha la pretesa di parlarne meglio degli altri, per cui fingerei a dire che io non ho una qualche pretesa in tale direzione. Il vero problema del postumano è che molti si aspettano che sia semplicemente parlare di esseri umani con dei cavi, con delle braccia di ferro, no? Allora fanno vedere tutte quelle immagini con persone bioniche e via dicendo. Non è quello, non c'è niente di postumano, perché le
le protesi esistono dall'origine della specie, no? Già il dilemma della sfinge, qual è quell'uomo che cammina prima con quattro zampe, poi con due e poi di nuovo con tre, è postumano, perché il bastone è la prima protesi possibile. Dal bastone alle braccia di Liebauer, questo signore con le due braccia bioniche di cui io parlo nella Huffington Post, c'è un filo conduttore, c'è semplicemente che la tecnica di millenni di anni fa permetteva un bastone di legno e la tecnica contemporanea permette le braccia bioniche, però questo non ha nulla di postumano, lo ha soltanto nella misura in cui noi capiamo cosa significa mettere in crisi l'antropocentrismo, che è un po' quello che ti dicevo prima, cioè cosa segue alla distruzione dell'asse metafisico, etico e scientifico? Segue una rivoluzione a 360 gradi, che è quella che Friedrich Nietzsche mette insieme nell'aforisma dei quattro errori, che si trova facilmente in Gaia Scienza, in cui Nietzsche dice che l'uomo si è sempre immaginato come non è, si è immaginato mancante, si è immaginato superiore agli animali e alla natura e si è rappresentato come superiore, come figlio di falsi valori, in realtà naturalizzato ma non sono naturali. Nietzsche dice: finiti questi quattro errori, cioè distrutti questi quattro errori contemporaneamente, finisce l'umanesimo. Cosa nasce in Nietzsche? In Nietzsche nasce il superuomo, cioè un essere umano chiuso in se stesso, che va al di là del bene e del male, la dicotomia forte e debole, schiaccia il più debole. Non è così peregrino capire perché Nietzsche e la Shoah siano collegati. Poi uno può pure fare l'interpretazione socialista di Nietzsche, l'hanno fatta, e dire che dentro la genealogia e la morale lui era a favore dell'insurrezionalismo degli schiavi contro i padroni, ma in realtà quelle sono cazzate, figlie di una cattiva interpretazione di Nietzsche, di Vattimo e via dicendo, che volevano far combaciare i propri interessi politici con le proprie letture di Nietzsche. In Nietzsche c'è il nazismo, punto e basta. Non lo era già lui, certo, ma li ha aiutati parecchio. Poi va contestualizzato col pensiero antisemita, antisionista della Germania, tutto quello che vogliamo, però il superuomo è quella cosa lì, ed è il Novecento di Maurizio Cattelan, che è qui appesa al castello di Rivoli del Museo di Arte Contemporanea, in cui c'è appunto un cavallo incavalcabile che cade giù dal tetto, tassidermizzato, e non dirò nulla sul fatto che abbia utilizzato un cavallo vero, perché Cattelan ha grandi intuizioni ma le applica male, ma è ovvio che cos'è quella cosa lì. Allora il superuomo, il postumano è l'alternativa al superuomo, ma questo non lo ha capito sostanzialmente nessuno, perché per alcuni il postumano è l'ibrido umano che si ibrida con le ali di animale, diventando una figura angelica, o con il proprio iPhone e via dicendo. Ovvio che quelle sono delle conseguenze estetiche di quello che succede, perché se l'essere umano non è più vitruviano, cioè non è più definibile come calato dall'alto, dal cattolicesimo, dalle religioni positive, ma emerge dal basso con la biologia darwinista, se non è più al centro dell'universo con Tolomeo, ma è spostato dal centro con Copernico, se non è più al centro dell'etica ma è decentrato e paritario agli altri con Peter Singer e via dicendo, tutte queste tre cose messe insieme fanno saltare in aria il tappo e viene fuori il postumano. La mia è chiaramente una ricerca teorica che si contrappone anche ad altri modelli postumanisti, che sono appunto dei modelli o ipertecnologici, per cui l'essere umano deve diventare il transumano, quindi l'idea che devi superare tutti i tuoi limiti, diventare immortale, via dicendo. Dall'altro lato ha una ricerca in cui il postumano è semplicemente un essere umano con gli occhi di ferro, cioè Evangelion per chi ama i manga come il sottoscritto, o creazioni di questo genere qua, tipo Asimov e via dicendo. Postumano è l'idea di una nuova forma di vita che non sia più chiusa in se stessa, che sia ibridata con gli altri, che abbandoni l'ontologia statica e vada verso l'ontologia dinamica, per cui non sono definibili le cose qui e ora, ma sono sempre temporalmente modificate. Quindi saltano tutti i sistemi filosofici classici col postumano, detta nel modo più divulgativo possibile. La persona che si è avvicinata di più in Italia, anche se lo fa attraverso gli strumenti di altre discipline più scientifiche, Roberto Marchesini, con cui appunto ho fatto questo libro Dialogo, così parlo del postumano, ma i miei obiettivi sono invece del tutto metafisici, cioè l'essere umano muore letteralmente, perché se è vero, come dice Foucault nell'introduzione alle parole e le cose, che l'essere umano è un'invenzione recente, è anche vero che come tutte le invenzioni recenti può essere spazzato via. Senti, un terzo tuo interesse, oltre all'antispecismo, al postumano, è già venuto fuori, no? L'anarchismo.
sicuramente nel libro Nel Bosco Interiore, il libro su Thoreau, anzi il libro che grazie a Thoreau ci aiuta a capire la contemporaneità, viene fuori in maniera esplicita, però in una maniera forse un po' più nascosta viene fuori già prima. Ad esempio, io ho letto un articolo che è pubblicato su Minima e Moralia, no? Il terzo antispecismo, stato dell'arte, proposta teorica. E non solo ci ho visto dell'anarchismo in questo articolo, perché proponi l'antispecismo della disobbedienza civile, che è appunto una locuzione che ci riporta tutta una tradizione statunitense, a Thoreau in primis, dell'anarchismo, ma perché tu proponi di fare un salto nel buio, cioè dici sostanzialmente, contro quello che adesso ci spiegherai che cos'è il secondo antispecismo, anche se non sappiamo cosa comporterà la liberazione animale, anche se non sappiamo se comporterà la liberazione umana, noi dobbiamo fare un salto nel buio e dobbiamo cercarla, dobbiamo provare a ottenerla, fare delle azioni dirette per ottenerla. A quell'articolo che ho pubblicato su Minima e Moralia è stato l'inizio di un dibattito del tutto imprevedibile, gigantesco, veramente gigantesco devo dire, che ha poi portato all'antispecismo debole sostanzialmente. Però sono modi diversi con cui io parlo di anarchia, cioè io sono terribilmente anarchico, non lo posso essere, nel senso che la nostra non è una società per anarchici, però perché è uno Stato, quindi già è finita lì la possibilità dell'anarchia, però lo sono terribilmente. E vedi, l'anarchia è tutta in una frase di Nietzsche, sempre, quando dice prevedibile solo ciò che non ha storia, lui dice questa frase, e l'anarchia è quella cosa lì, quindi è contro tutte quelle forme di rivoluzione sociale che prevedono di prevedere la storia o di utilizzare la storia per fare una filosofia. La filosofia della storia è una cazzata, tutti i tentativi marxisti sono falliti, tutti i tentativi statalisti, comunisti sono da gettare via, perché ti dicono comunque cosa devi fare, cioè scelgono comunque quale sia la strada. L'anarchia non può prendere piede perché non ti dice cosa ci sarà dopo, cioè ti dice che cosa sono le microcomunità, perché dovrebbero emergere, in che senso la società è meglio dello Stato, in che senso è meglio dire di no e che dire di no di fronte a delle scelte coatte, cioè la disobbedienza civile è già un tipo di azione, la non azione è un tipo di azione, e che sono cose che vanno, tipo il dibattito in teoria dell'azione che si sviluppa in filosofia analitica con David, con Bellman, con Frankfurt, con Elisabeth Ascombe e via dicendo, con Davidson, non contempla la non azione. Già questo te la dice lunga su come tutta la filosofia analitica che si sviluppa in ambito razionalista anglo-americano sia da buttare nel cesso quando tu cerchi di fare un passo avanti rispetto a quella che è la razionalità logocentrica con cui noi descriviamo la realtà. Ora, il terzo antispecismo si contrapponeva a quello che è stato chiamato secondo, cioè l'antispecismo di matrice politica, dove, siccome sono degli stupidi quelli che hanno proposto questa forma di antispecismo, per loro la politica era solo quella di matrice marxista, eccetera, ma politica e tante altre cose, compreso quella anarchica, per cui in realtà il mio antispecismo è debole soltanto perché è debole il presupposto, cioè praticamente è un argomento che suppone meno assunzioni per arrivare alla liberazione animale. Tra queste meno assunzioni c'è la prevedibilità ecologica, societaria e via dicendo, ma presuppone soltanto l'idea che se l'essere umano viene a cadere la specifica di umanità come condizio sine qua non dello stare al mondo, diventa un animale tra gli altri, e dunque la liberazione animale è un modo per ricongiungersi con le istanze dell'anarchia e via dicendo. Io mi sono rassegnato a parlare di questi argomenti nei luoghi in cui paradossalmente dovrebbe essere più facile parlare di tutto ciò, perché l'antropocentrismo è talmente potente che irradia anche le strutture in cui ci dovrebbe essere il libero pensiero. Chomsky, Wolf, che scrisse In Defense of Anarchy nel 1970, Chomsky ne ha scritti di ogni tipo, di libri sull'anarchia, eccetera. L'unico posto in cui siamo rassegnati a non parlare di anarchia all'università, e questo ce la dice lunga. Sono completamente d'accordo con te. Senti, passiamo a discutere del bosco interiore. Io so che Thoreau per te ha avuto un'importanza particolare, no? Ho letto da qualche parte che tuo padre da adolescente ti ha regalato, sì, Walden, e quindi cioè Thoreau ti ha formato non solo come filosofo ma come persona. Giusto. Sì. Mio padre, che è più intelligente di me, infatti si è dedicato alla natura, è un naturalista, un vulcanologo, e perché sapeva bene che puoi sapere più cose sul mondo da una pianta che da un essere umano. Io speranzosamente sono andato verso la strada che porta al dialogo con gli esseri umani, sono anche abbastanza contento di tutto ciò, però io, dunque, non importa parlare di me, ma visto che l'intervista è a me, amen. Cioè a 17 anni volevo fare il carabiniere,
Ho guardato tutte le robe dell'accademia, quelle robe lì. Poi mio padre, che non era tanto convinto che quella era la strada giusta per me, nulla togliere all'arma dei carabinieri, mi regala Walden e io capisco che non dovevo fare il carabiniere, ma dovevo provare a fare filosofia. Non speravo certo di viverci, per adesso è andata bene, ma poi vedremo, perché come l'anarchia è un salto nel buio studiare filosofia, quindi in quello è completamente una scelta anarchica, sì. Perché vai contro le strutture dello Stato, certo. Perché ti dicono spendi, produci, crepa, tu non spendi, non produci, crepi. Solo quello. Thoreau è un genio assoluto, infatti non è studiato a filosofia, come tutti i rivoluzionari di quella disciplina, perché va contro Aristotele che diceva prima vivere poi filosofare. Lui ti dice vivere è filosofare, usa la copula, non la congiunzione, e utilizzando la copula fa una sovrapposizione tra le due cose. Allora lui, per vivere da filosofo, è stato costretto a rinunciare all'università, ad andare alle scuole elementari, a ritirarsi nei boschi, ad andare in galera. E quindi secondo me, io dico sempre, attraversiamolo questo pensiero trascendentalista, il pensiero di Thoreau, da cui nasce l'anarchia, da cui nasce una certa anarchia, intendiamoci, quella americana, ce n'era già parecchia, come tu sai meglio di me, nasce la Beat Generation, nasce la contestazione violenta di Theodore Kaczynski, nascono i movimenti di primitivismo e di ricerca di se stesso, a cui si ispirano anche più pop Into the Wild, con il ragazzo che parte, con la copia di Walden e qualche libro di Goethe che gli fu fatale. Insomma, ci sono tutte queste serie di connessioni, no? tra Thoreau, Gandhi e tutto il resto, e l'autrice di Piccole Donne. Insomma, c'è un'intensa attività da cui partire su Thoreau, ma l'essenza è questa, cioè Thoreau insegna a fare una cosa che sembra retorica, ma non lo fa nessuno. Pensa con la tua testa, che ti può essere del tutto pericoloso, ma significa fai quello che pensi essere giusto, perché io sono profondamente convinto che siccome viviamo nello Stato e lo Stato fa sua la distinzione tra giusto e giustificato, e noi viviamo in uno Stato che ti fa vedere cos'è giustificato ma non cos'è giusto, spesso l'essere umano, che è nella sua natura, come ci insegna Chomsky, come ci insegnano tanti altri teorici, io ho scritto la tesi di dottorato sulla natura umana e l'empatia, no? Sa più cose di quello che gli dice lo Stato, e allora di fronte, quando un bambino piccolo vede un maiale sorride, sa più cose dello Stato, che poi lo farà ritrovare nel piatto. Quando vede il padre che picchia la madre e capisce che c'è qualcosa di strano, ma poi si abituerà a tutte le cose, sa più cose dello Stato che non aiuta le persone a denunciare, come si deve, questo genere di meccanismi. E noi viviamo già in uno Stato in cui l'etica, se sei donna è ottima, se sei omosessuale è pessima, e quindi siamo comunque in ulteriori discriminazioni, cioè siamo nelle discriminazioni delle liberazioni. Senti, appunto, tu l'hai intitolato questo testo Il bosco interiore, no? Il bosco reale, esteriore di Thoreau era quello attorno al lago Walden, no? Che è però una metafora dell'isolamento, di questo movimento eccentrico, sì. Che serve per capire la propria servitù volontaria. Il bosco interiore cos'è invece? Allora, come sappiamo, trova molto poco a Walden, va solo 2 anni della sua vita, ci va molto giovane, ci va 28 anni circa. Nel libro c'è un refuso, tra l'altro, nel senso che l'ultimo editor ha messo 38, mentre ci va a 28. E comunque vale poco questo, ci fa capire la genialità di uno che a 28 anni lascia tutto, era figlio di un fabbricante di matite e poteva tirare a campare in qualche modo, era un imprenditore. E il bosco è interiore per tutto il resto della vita di Thoreau, però, perché lui va 2 anni lì, tutto il resto della vita vive nel bosco pur senza viverci, e oggi noi non possiamo neanche più andarci quei 2 anni, perché rischieremmo quei meccanismi alla Mauro Corona, che poi si va nel boschi, però poi devi andare sulla 7 la sera a parlare, quindi non sei mai veramente nel bosco, capito? C'è un modo di stare nel bosco senza abitarlo mai davvero. Oggi dobbiamo riportare a una dimensione interiore tutto ciò, che non è una dimensione new age, tipo il bosco è dentro di te, eccetera, ma è proprio il fatto che dobbiamo riuscire a com'è che si arriva al compimento di tutte le cose che abbiamo detto? Nella misura in cui riesci a far cadere completamente la distinzione natura-cultura, ma non teoricamente, praticamente deve cadere, e capisci che tra te e il bosco c'è una connessione totale. Io riporto questa frase di Thoreau, 2 frasi storiche di Thoreau nel libro, quella lì: andai nei boschi per capire che in punto di morte non ero mai vissuto, che è molto più lunga, ma l'essenza è questa, e un'altra in cui lui dice, una di quelle sere in cui
il bosco, eccetera, e dice: mi sento tutt'uno con la natura. E questa cosa va compresa, ma devi riportarla all'interno. Cosa serve tutto ciò? A depotenziare le cazzate che ci distruggono la vita tutti i giorni. Cioè, che cos'è di fronte alla caducità della vita, all'idea che a un certo punto tu sarai cibo per vermi? E tra l'altro abbastanza tra poco, perché nelle epoche geologiche tu non vali niente, la terra fa due giri su se stessa e tu sei scomparso. Un esame universitario, una fidanzata che ti lascia o che si fa fare qualcosa da qualcun altro, una multa da pagare, una bolletta un po' più. Cosa sono tutte ste cose? Cioè, il mondo umano è veramente troppo umano. Il bosco te lo fa capire subito, nella misura in cui viene fuori una tempesta e ti trovi mutando. Tu però nel bosco interiore appunto non parli, cioè non è una monografia su Thoreau, tu cerchi, diciamo, facendoti prendere da Thoreau, di spiegarci, di osservare il mondo contemporaneo, parli di 8 per 1000, parli di Lampedusa, parli del mattatoio di Chicago. Per me l'unico buon modo di fare filosofia oggi, che poi in realtà è una parafrasi pomposa che i filosofi usano per dire io la faccio così, così depotenziamo la presunzione tipica di ognuno di noi, è quella di utilizzare la filosofia che era contestualizzata in un determinato stato, in un determinato paese, in una determinata epoca, oggi, e vedere se funziona ancora. Cioè, ricordare un filosofo non significa dirgli bravo o ricostruire quello che ha detto, ma vedere se alla prova dei fatti queste cose funzionano. Secondo me la contestazione che Thoreau faceva della sua epoca nel suo posto la possiamo trovare anche oggi. E se noi passiamo proprio al dettaglio di certi nostri fenomeni, ci accorgiamo che mutatis mutandis siamo allo stesso livello. Per esempio, Thoreau non pagava le tasse, tipicamente c'è una vicenda famosa con cui lui poi va in galera, perché si accorge che tra le tasse che gli avevano chiesto del quartiere, alcune andavano a finanziare la guerra in Messico. Se noi andiamo a vedere quando facciamo benzina cosa andiamo a finanziare, tra quelle che vengono chiamate accise, noi andiamo a finanziare addirittura la guerra in Abissinia, fascista, che ancora non è stata pagata del tutto il nostro debito, per cui siamo a un livello di follia incredibile, che noi pensiamo di mettere i soldi in banca, nel frattempo stiamo finanziando le multinazionali come la Beretta, che vanno poi a fornire le armi a quelli che ci ammazzano dopo che noi partiamo. Quindi siamo ancora una follia incredibile, però ne sappiamo queste cose, facciamo finta di non saperle. Allora io lo porto un po' in giro, faccio vedere tramite Thoreau alcune false scelte, tipo per esempio puoi scegliere a chi donare l'8 per 1000. Non è vero per niente, perché se tu decidi di non darlo a nessuno viene automaticamente dato alla Chiesa Cattolica, sempre per tutta una serie di concordati che sono stati fatti. Però sono tutte false scelte, non ci sono le vere possibilità di scelta. Io faccio questa distinzione nel libro tra movimento, azione ed atto, lo faccio soprattutto nell'introduzione, e dico che se davvero un'azione, come ci insegnano i filosofi, è la capacità di fare qualcosa, cioè di raggiungere un obiettivo attraverso un'intenzionalità che fa sì che poi l'obiettivo sia compatibile alle intenzioni di partenza, noi non possiamo più agire nella nostra società, noi possiamo soltanto muoverci, perché noi non sappiamo mai quale sarà l'obiettivo di quello che stiamo facendo. Io faccio questo esperimento mentale che si chiama dei caricatori a piastrina, quello di una fabbrica in cui si producono i caricatori a piastrina con una parte molto specifica di un'arma, che uno può lavorare là dentro senza sapere dove finirà tutto ciò. Magari quel caricatore a piastrina è quello che verrà esattamente azionato per uccidere un bambino in una delle nostre tante guerre che andiamo a fare per esportare la democrazia. A quel punto, se l'azione comincia dove comincia, la colpa di chi è? Dove sta? Circa introdotto l'argomento di Kant, circa questo argomento, ma si può, io ho rintracciato questa distinzione che fai tu tra movimento e azione, anche in un ragionamento kantiano che lui distingue sostanzialmente tra legalità e moralità, cioè dice ci si può comportare rispettando la legge morale, ma se non lo fai avendo preso coscienza dei motivi che ti hanno portato, quindi se non lo fai sostanzialmente autonomamente, hai un comportamento conforme alla legge morale, ma non è propriamente morale, no? Si parla di legalità. In questo senso tu discuti l'esperimento mentale, no, del mocassino, è un po' un esempio che possiamo fare relativamente ai vegetariani, alla Veronesi, no, che non mangiano carne perché dicono mi fa bene, insomma la carne fa male, eccetera. Qual è questo? Mi racconti l'esperimento mentale? Mi sono inventato questa cosa per descrivere in modo esplicito una distinzione che in etica è abbastanza tradizionale, che è immutuabile da Kant, senza dubbio, che aveva già capito questa cosa, che però non
non l'aveva applicata, perché per esempio lui difendeva gli animali proprio in modo indiretto, cioè diceva che se picchi il gatto prima o poi piccherai anche la nonna, per dirla nel modo più semplice possibile. Questa distinzione tra argomenti diretti e indiretti io l'ho reinventata con qualcosa di pratico che si chiama appunto l'esperimento del mocassino. Qualche tempo fa avevo scritto questo articolo per una rivista che si chiama Scegli le scarpe oppure il bambino, cioè un argomento diretto e indiretto è questa cosa qui. C'è un signore che prende a calci un bambino e qualcuno gli dice: smettila di prendere a calci il bambino perché ti si sporcano i mocassini nuovi. Vedete, il risultato è quello: lui smetterà di prendere a calci il bambino sarà salvo, ma l'avrà fatto perché ha il mocassino sporco. L'argomento diretto è: smettila di prendere a calci il bimbo perché il bimbo soffre. Ora, tutto il nostro mondo è costruito con queste due polarità, soltanto che con degli esempi che sono meno radicali di quelli che ho fatto io. Per cui la maggior parte delle persone fa finta di vivere in un mondo morale, in realtà non è un mondo totalmente immorale, e tutto ciò è dato dal fatto che gli obiettivi ci sembrano equivalenti, ma non importa l'obiettivo, importa il percorso con cui arrivi alle cose. Questa sembra una grande massima da Sun Tzu o cose del genere, ma in realtà è una cosa semplicissima, nel senso che se io non arrivo a capire quali sono le condizioni di possibilità di un'azione, io tecnicamente non faccio mai quell'azione. C'è un puro caso che io arrivi a fare quella cosa lì, e questo nel dibattito dell'azione è molto spiegato da vari teorici. Ma venendo al punto, Giuseppe Renzi dice i veronesi. Veronesi dice che lo fa anche per etica, ma andiamo nel senso un po' più ampio. Se io dico di non smettere di mangiare gli animali perché inquinano gli allevamenti intensivi, perché l'emissione di CO2 è tale che tutto andrà a farsi friggere, non avremo più risorse, è come se io utilizzassi un argomento di questo genere. Anche questo, ahimè, è un argomento di cui io ho scritto, come se noi dicessimo che Treblinka doveva chiudere perché i fumi semiti sporcavano il cielo, che poi in realtà doveva essere respirato anche dai tedeschi, che erano delle brave persone. Avrebbe chiuso Treblinka probabilmente, ma avremmo pensato che quella era una forma di liberazione sostenibile, possibile? Io credo di no. Ecco, il nostro mondo potrebbe migliorare se noi riuscissimo a capire che bisogna utilizzare strade dirette per andare alle cose, e non serve dire che la miglior strategia è quella indiretta, perché è ovvio che sarebbe più semplice far abolire la sperimentazione animale sostenendo che non serve, per esempio, perché c'è un salto epistemologico tale per cui sperimentare su un ratto che pure condivide con noi più del 94% il notturno di percentuale genetica, noi pensiamo di essere tanto diversi dai ratti, ma siamo ratti, non serve, perché poi quello 0,6 fa sì che c'è un salto, no? Animale, uomo, e quindi la sperimentazione non funziona. Non va bene, perché troverai sempre un modo per fare le cose che aggira il problema indiretto. Questo vale in tutti i campi, soprattutto nel nostro. Certo. Abbiamo parlato di Kant, e tu appunto nel libro Sotto Roma, credo in generale, prendi molto esempio dell'autonomismo morale kantiano, però c'è uno dei tuoi maestri, forse più importante, che è Maurizio Ferraris, che ha pubblicato di recente l'ultimo suo testo, che è Mobilitazione Totale, in cui discute molte cose, discute l'iperregistrazione del web, degli smartphone, insomma, però la tesi centrale riguarda la domanda chi me lo fa fare, cioè sostanzialmente sta dando una teoria della motivazione all'azione, una teoria della motivazione all'azione che è fondata sulla sollecitazione esterna, cioè lui dice che noi agiamo perché, ecco, prima tu parlavi di movimento, forse lui sarebbe più incline a parlare di movimento, sì, in quel caso, sì, piuttosto che di azione. Agiamo perché abbiamo un habitus sociale, perché siamo costruiti dalla società, no? E sì, questa teoria della sollecitazione esterna come motivazione all'azione si contrappone all'elemento kantiano, che invece vede l'origine interna dell'azione, no? Un'autolegislazione che è autonoma. In questo senso quindi c'è un conflitto con queste due teorie. Però un concetto di cui tu discuti spesso, e infatti ne hai parlato anche prima, quello dell'empatia, forse può essere un elemento che unisce entrambi questi due poli. Ma il libro che ha scritto Ferraris, Mobilitazione Totale, è un gran bel libro, nel senso che come molti dei suoi lavori è descrittivo in anticipo della nostra società, cioè lui ha questa capacità di fotografare in anticipo, che poi è quello che rende grande un filosofo, perché noi oggi studiamo i filosofi e ci sembrano dei grandi proprio perché hanno anticipato dei movimenti, no? E lui lo ha sempre fatto, questa è un anticipatore totale, per dirla come probabilmente a lui piacerebbe. Anche in questo caso fa una descrizione che però, avendo lui degli interessi più speculativi e teorici che morali, è una descrizione che non propone le vie di uscita
nel senso letterale del termine. Una delle vie di uscita che lui individua è quella dell'emancipazione dalla iperchiamata che ci fa il mondo esterno attraverso la cultura, che ci permetta di sganciarci ogni tanto, che per fare un esempio pratico potrebbe essere tipo leggi un libro piuttosto che rispondere alle email la sera, no? Sembra una scemenza, ma in realtà non lo è, perché la lettura del libro, quando non è in ebook, quello è una cosa di cui non diremo, è una cosa che impone lentezza, ritmo, concentrazione, che non ti dà altre cose. Io condivido l'analisi descrittiva che lui fa, non posso dire che di non condividerla. Cerco di proporre una via di uscita, che però deve essere una via di uscita che contrappone l'individuo alla comunità. Non perché non sia un teorico delle comunità, tutt'altro, ma perché credo nell'autonomismo morale, ma come sai, perché appunto ne parlo all'interno, con dei limiti, con delle riserve, nel senso che qui si tratta di comprendere che ognuno di noi è un micromondo che può cercare di fare effettivamente la differenza. Qui non è tipo sì, tu la rivoluzione che vuoi vedere nel mondo, quelle cose gandiane eccetera, poi in realtà hanno funzionato nel caso di Gandhi, quindi starei attento a stigmatizzarle come delle follie. È piuttosto l'idea che nella misura in cui tu sai, questo lui, Thoreau lo dice per esempio quando parla della rivoluzione, dice: nella misura in cui ognuno di noi si rifiuta di pagare una tassa sbagliata, la rivoluzione è già iniziata, dice questa cosa qui, no? E io sono profondamente convinto di questa cosa. Allora, nella misura in cui ognuno di noi si rifiuta di fare determinate cose, comincia una strada che io ho sempre chiamato apertura o finestra su il futuro mondo possibile che noi vogliamo vedere. Questa cosa io l'ho fatto, perché dico nel libro che non parlo più di animalismo, ma ho sempre considerato l'animalismo un laboratorio teorico. Questo per esempio lo fa vedere benissimo Slavoj Žižek nel suo ultimo libro, o la Persiado, questa filosofa che parla spesso di femminismo e gender studies, parlando di animalismo, perché l'animalismo ti permette di trasformare il tuo corpo in uno strumento di lotta. Per esempio, nella misura in cui tu diventi vegetariano, cosa che fai? Non salvi nessun animale, perché gli animali muoiono uguali, la domanda è uguale, c'è un effetto soglia eccetera, ma fai vedere attraverso la tua esperienza personale che è possibile già vivere come vorresti vivere in futuro, quindi anticipi le strutture di un mondo possibile che verrà dopo. Se io di fronte alla chiamata totale che mi viene fatta rispondo in modo critico, faccio vedere che questo è l'unico modo per vivere. Ci sono dei modi che possono far vedere, per esempio, come sfruttare le strutture del web, del sistema ipertecnologico in cui siamo, proprio per creare degli altri micromondi che già ci sono. Io per esempio penso che un buon modo di rispondere alla mobilitazione totale sia quello che hanno fatto alcuni antiteorici di Steve Jobs eccetera, che hanno per esempio inventato l'open source, che hanno inventato Ubuntu, o per esempio dei sistemi comunitari basati sul dono attraverso appunto la tecnologia e via dicendo. Ecco, io credo che la mobilitazione totale, Junger era una brutta cosa, lo sappiamo perché era nazista, in Ferrari sia una buona cosa, perché l'idea che ci sia una specie di immensa comunità, no? Che collabora distruggendo i confini e via dicendo. Nel mio caso la mobilitazione totale è un'azione etica immediata sostanzialmente, cioè noi abbiamo già gli strumenti per fratturare le strutture del sistema. E il paradosso del capitalismo, che assorbe tutto come una grande macchina, no? Per cui tutte le istanze rivoluzionarie vengono mangiate e trasformate in brand, che ti dà gli strumenti per criticarlo dall'interno. Facciamolo. Beh sì, sono tutti gli elementi non anarchici, l'esempio, il gradualismo, la libera sperimentazione. Leonardo, ti ringrazio per questa intervista, speriamo di rivederci presto parlando del tuo prossimo libro. Viva Liberi TV! Viva Liberi TV!